What a tutti ciurma e benvenuti da Giochirini in questa nuovissima reaction. Penso ragazzi che in questi giorni mi prenderò una pausa dei gameplay. So che siamo lì per finire con lo Cthulhu, anche se non so precisamente quanto manchi ancora. Però ragazzi, fa veramente tanto caldo, la play si surriscalda. Io sinceramente sto evitando proprio in questi giorni di accenderla, onde evitare qualsiasi tipo di problema. Perdonate il mio aspetto veramente orribile quest'oggi ragazzi, ma fa veramente caldo, ripeto, per cui capelli indietro, portaerei in bella vista. Che dire ragazzi, quest'oggi andremo a guardare questo film animato, dice Animated Short Film, cioè sarebbe a dire un film animato corto, comunque di breve durata, dura 18 minuti e mezzo, si intitola Here's the Plan, sarebbe a dire ecco il piano. Ho visto ragazzi che l'audio è in inglese e i sottotitoli ci sono soltanto o in inglese o in spagnolo, però secondo me ne vale la pena perché ho letto la trama generica in descrizione e sembra veramente carino, la miniatura mi era piaciuta, per cui mi sono detta sembra una cosa emotiva, per cui andremo a guardarlo insieme ragazzi. Alla fine del film, diciamo così, ovviamente condivideremo i miei pensieri al riguardo, aspettando poi ovviamente i vostri in commento. Vi giuro ragazzi che non hanno abbaiato fino ad ora i cani. Non un fiato, va bene? In ogni caso io i sottotitoli li terrò attivati in inglese perché penso che la maggior parte di voi li preferisca in inglese. Io capirei sicuramente un po' più in spagnolo, anche se fortunatamente l'inglese lo capisco. Non perdiamo più tempo e andiamo a guardare questo breve film animato. Okay, so here's the plan. We keep living happily together. We keep baking and baking and baking. Baking, ragazzi, è cuocere qualcosa al forno. Oh. We plan our wedding, which will be very simple, except for the cake. The best cake. Oh, che bello. Then we promise to love each other a lot. Yes. And then we keep on loving each other a lot. Forever. Sounds perfect. Ok, la cosa si preannuncia tenera e commovente. Ok. So here's the plan. But honey, we just did the plan. No, I mean this. Oh yeah, the bakery. Wait, now? Mm-hmm. Why? I mean, I want to, but we could do it whenever. What? No. If we don't follow the plan, we could lose sight of it. But it's so risky, and I think we're good. Mm-hmm. I know, we're so happy now. Even if we can barely make it every month. But with the bakery, we would be stable. It would mean ensuring our happiness, you know? That would always be the two of us, making cupcakes. Wouldn't it be nice? Aww. Che tenero. You're nice. Aww. Do you think we can do it? Together? Of course. Insieme. Beh, il loro sogno, quello di aprirsi una pasticceria propria, ragazzi, e lui era dubbioso perché diceva è rischioso. Pensi che ce la possiamo fare? Caspita.
Senza il forno, che fanno? I'm so sorry. It's okay. We'll figure it out. How? No oven, no cupcakes, no money. We can't just buy another one. Okay, that's enough. Here's the plan. Sono trovati altri due lavori. As soon as we have enough, we quit. We will. Then everything will go back to normal. And non abbiamo done. Abbastanza. Yeah? Lasciamo perdere. Oh, si sono comprati il What forno. Do you think? Caspita. I don't know. It looks weird. Why? Are you sure? I can't, like, you know. Ci sembra strano. No, but what's wrong? Maybe we can... Are you okay? Yeah. Just let me, I'll... I'm fine. Really? No. Oh, I'm sorry. Are you okay? Yeah, just... Oh, no. Don't worry, I'll fix it. Honey? I just need to clean up. Hey, I think we could work a little more and get a bigger kitchen. Hanno dato le promozioni anche. For the plan, you know? Okay. Intanto lavoriamo un altro po', così ci facciamo una cucina più grande. Beh, sono saliti di livello entrambi, ragazzi, eh. Magari perdono di vista il piano. Quello che ha detto lei all'inizio. Ah. I'm sorry. Cose tenere io non le posso guardare, che palle, caspiterina! Pizzica! Do we have any milk left? I don't know, honey. I'm sure we had some somewhere. Oh, hey, look what I found! Hmm? Oh. I never got to fix them. I'm sorry. It's okay. We've just been so busy these past years. I mean, when was the last time we baked something? Oh, I have to go. We should bake something then. What? You mean now? Oh. Sorry, you know I can't. No, yeah, I know. Maybe we'll bake another day. Mm.
Sorry. You didn't have to wait up for me again. It's okay. It's just crazy over there. Hey, tomorrow's our anniversary. 6 years. Yeah, wow. So here's the plan. I get home early. Mm-hmm. You get home early. I'll try. And we celebrate, okay? Okay. Sounds great. Torniamo a casa presto e festeggiamo. All'eretè ci proverò. But seriously, you promise? I promise. Don't worry. I'm sorry I'm late. I'm home now. Hmm? What? Hey, what's all this? Oh. Oh, no. No, no, no. I'm sorry. I'm so sorry. I had to finish this thing and then it got dark and you prepared all this. You forgot. No, no, I didn't. I was just so busy, and I was the only one. No. We can still quit. What? Are you serious? I know we lost sight of it, but we can still follow the plan. Together. But we're good. I mean, we're finally stable. Why risk our jobs and the house? And you know they need me at work. And it's just building all this was so hard. Guarda, possiamo ancora lasciare quello che abbiamo adesso e seguire il nostro piano. E lei ha detto di no, vabbè, avrete capito, ragazzi. E ovviamente la statuina che si rompe è un simbolo del fatto che fra di loro si è rotto qualcosa. Lui non è contento. Comprati. You don't get it. What? I can't do this anymore. Oh, Madonna. So, is this it? Almost. I just have to get some things from downstairs. No. I mean,
Is this it? Che tristezza. Hey. Huh? Please don't say. Here's the plan. There are no more plans. Scusate ragazzi, interruzione, ma emergenza fazzoletto, che caspita, ne sapevo che mi sarebbe servito. Huh? What? Here's the plan. What the? What are you? I don't need this house. I don't need the kitchen. I don't need that job. I don't need any of this. Cupcakes. Solo noi. So there's that now. So, what's the plan? Caspiterino. Wow, che dire ragazzi? Allora, a parte che secondo me è stato fatto molto bene, cioè veramente molto molto carino, sia visivamente, anche dal punto di vista delle musiche, cioè è davvero molto molto bello. Ovviamente quello che conta di più è il contenuto e il significato. Sapete che io sono una piagnona ragazzi, mi commuovo molto facilmente, però qui a maggior ragione perché si parlava ragazzi di una coppia, quindi immaginerete che comunque mi ci vedo abbastanza, nel senso che anche io ero Rodrigo, siamo una coppia ormai da qualche anno, sono stati 4 anni quest'anno e quindi sono 4 anni che comunque viviamo insieme, condividiamo la vita e quindi diciamo che mi vedo abbastanza all'interno di
questo film. Capisco anche tipo la situazione iniziale, per questo insomma mi sono sentita così tanto coinvolta, ragazzi, perché comunque la situazione, diciamo, è molto molto verosimile e il significato dietro è molto importante, nel senso che purtroppo è così, ragazzi, nella vita di oggigiorno spesso si perde di vista il piano, diciamo così, e quindi si perde di vista quello che è davvero importante a causa di situazioni che magari possono appunto portare all'avvizzimento, diciamo, dei sentimenti e delle emozioni, quindi situazioni tipo quella lavorativa, tipo quella del lavoro, quella economica. Solitamente diciamo che la situazione economica può andare abbastanza, ragazzi, ad intaccare purtroppo i rapporti fra le persone ed è tristissima questa cosa effettivamente. Però appunto vi dirò, ragazzi, che se si è insieme, ci si vuole bene davvero, ci si ama davvero e si cerca in tutti i modi comunque di far sì che il sentimento alla base di tutto continui sempre a fiorire, se si fa sì che questo succeda, non si perde di vista il piano, anche se appunto in certi momenti può essere anche difficile, ragazzi. Però il messaggio dietro questo breve film animato è proprio questo, che non bisogna perdere di vista quello che è importante, sarebbe a dire i sentimenti, sarebbe a dire l'amore, le emozioni, l'importanza di stare insieme, di poter essere felici con la persona che si ama, anche con poco, anche se sia poco. Era una volta, ragazzi, che si diceva due cuori e una capanna. Purtroppo negli anni in cui stiamo vivendo questa cosa si è persa molto di vista ed è triste che si dia molta più importanza a cose che invece di importanza principalmente non ne hanno quasi nessuna. Quindi davvero molto molto bello, sono stata contenta di aver visto questo film, chiamiamolo così, perché appunto cerca di ricordarci cosa è davvero importante e quale deve essere il piano più importante delle nostre vite. Per cui, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di tutto questo, se vi è piaciuto il film in sé. Questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione, vi abbraccio a tutti, ragazzi, ciao!